vive a Londra, lavora per Red Hat, si occupa, e credo il project leader di Hibernate, poi eccolo qua, vedi? Esatto, è uno dei team leader di Hibernate, è stato, diciamo, l'iniziatore del progetto di Quarkus insieme a Stuart Douglas, e ovviamente lavora su tutte queste altre tecnologie. Insomma, è una rockstar, quindi siamo contenti di averlo qua. Un bacio open source. Esatto, piace. Sì, sono un po' olandese, un po' italiano, quindi da lì il nome olandese, ma parlo italiano, ho vissuto a 3 anni in Italia, ho fatto un po' il consulente qua prima di essere assunto da Red Hat, quindi mi fa molto piacere che mi abbiate invitato, perché mi piace essere qui. Sì, contribuisco a diverse tecnologie, anche per lavoro, no? È partito come hobby e poi è diventato un mestiere. Oggi voglio cominciare con una demo semplicissima per farvi vedere come si può compilare effettivamente un'applicazione complessa Java direttamente in codice nativo. Però il primo esempio sarà volutamente un macello, un bagno di sangue, nel senso che non è propriamente facile compilare un'applicazione nativa se diciamo dai per scontato che le cose che nella JVM normalmente funzionano non possono funzionare in nativo. Però, come la prima demo dimostra, insomma, se accetti perdere un mese di workaround e porcherie negli script, in modo si prova. E poi invece discuteremo quindi esattamente perché ho dovuto fare tutta una serie di porcherie di questo genere e come si può fare in maniera molto migliore, perché diciamo da questi esperimenti poi sono emerse queste soluzioni che poi è diventato Quarkus e è diventata una tecnologia che, diciamo, il nostro team dentro Red Hat, la gente si è emozionata, è piaciuta molto e sembra avere un buon futuro adesso, perché c'è molta gente che mi sta piacendo. E quindi vi mostro poi delle demo di Quarkus effettivo come oggi, che è 6 mesi dopo il prototipo iniziale. E visto che siamo qua in un gruppo piccolo, abbastanza tecnico, fermatemi quando volete, possiamo andare più nel dettaglio di alcune cose e parlare esattamente, cioè, come funzionano alcune delle cose che facciamo, perché può sembrare un po' strano se si è abituati a Java, diciamo, tradizionale. Partiamo direttamente con questo aspetto, cioè una native image che cos'è? È un binario che contiene la vostra applicazione e tutto quello che serve per far funzionare questo binario direttamente. Quindi io che sono su Linux, il binario è un binario platform specific, quindi se io compilo questa applicazione su il mio Fedora 30 locale, funzionerà solo su questo Fedora o con librerie, diciamo, di questo stesso tipo, quindi è platform specific o specifico per operating system. Potreste pensare che questo è un po' un'eresia della portability di Java, eccetera, però diciamo, stiamo entrando in un mondo in cui le applicazioni vengono messe in container e poi è il container che viene messo in produzione. Quindi il container di suo già rende portabile qualsiasi cosa abbiate compilato direttamente in attivo, anzi c'è il vantaggio che hai testato esattamente questo binario. Un altro dettaglio è che quindi la native image è eseguibile senza avere la JDK installata. Puoi creare una native image anche con il link. Si sente? Sì, sì, vedo. Puoi creare una native image con un link statico, cioè librerie linkate staticamente, qui sto mischiando un po' l'italiano e l'inglese, mi sono abituato, ma per rendere l'idea. E vuol dire che puoi creare un binario che non ha bisogno dell'intera distribuzione Linux attorno. Quindi, diciamo, il tuo binario compilato viene 25 mega, poi il pacchetto in Docker viene 25 mega, perché non hai altre librerie. Ovviamente, forse vuoi aggiungere delle librerie, fai pure, ma non è necessario aggiungerle. E questo permette delle ulteriori ottimizzazioni abbastanza estreme. Quindi parto direttamente con la prima demo. Qui ci sono due punti su quello che faccio. In sostanza, vi serve avere Java Home e GraalVM Home, due environment variables che puntano a un download di Graal. Graal lo trovi da GraalVM sul suo sito. Quando lo scarichi, uno zip, un tarball, qualcosa, ha l'aspetto di un Java 8 per la JDK. Anzi, è pienamente compatibile con Java 8, quindi lo puoi mettere sul tuo path come Java Home
e ci puoi lanciare Eclipse, IntelliJ, quello che vuoi, o sviluppare normalmente, ci puoi fare la build di Maven, perché è un Java 8. Quello che cambia è che ci sono delle librerie aggiuntive e un comando aggiuntivo nativo, che è questo, che ti permette, quindi, cioè avrai tutti i soliti comandi, jar, Java, Java C, eccetera, e in più ce ne sono alcuni di nuovi. Ho detto Java 8, perché al momento è solo Java 8, stanno lavorando a Java 11, ovviamente questo team in particolare è più focalizzato ad alcune cose, quindi non si sono occupati ancora di Java 11, ma arriverà presto. Un dettaglio difficile è che il comando native image, quando compila poi la tua applicazione, devi dare ovviamente il class path, le tue classi della tua applicazione e magari degli altri parametri, vedremo dopo, devi dirgli qual è l'entry point, qual è la tua classe eseguibile, diciamo, di avvio iniziale, e poi rispettarlo a lungo, perché il compilatore è molto pesante. Diciamo che per una applicazioni demo che vedremo oggi ci vorranno 1-2 minuti per compilare, per creare il binario, quindi devo anche magari chiedere pazienza, faccio partire il compilatore e poi mi spiego cosa sta succedendo, perché sennò ci mettiamo la vita. E quindi appunto cominciamo subito con quello. Scusa Sam, sì. Già una domanda, ma che differenza c'è tra usare tipo AOTC per creare queste cose qua oppure GraalVM? È più o meno la stessa roba oppure? Ah no, è molto diverso. Con AOTC stai compilando una libreria, sì, e crei una libreria di codice che affianca il tuo jar, giusto? Sei lo stesso AOTC con cui AOTC, quello che usa Graal, JIT, il compilatore Graal per generarti l'output direttamente nativo di quello che gli dai. A quello è native image. Ok, quindi probabilmente è un alias o una roba simile, insomma. Ci sono diversi AOT, quindi bisogna capire di quale stiamo parlando. Native Image è quello che permette di compilare la tua intera applicazione in un unico binario eseguibile finale. Sì, sì. Poi ci sono degli altri tool che ti permettono di precompilare una libreria alla volta e avere la versione del codice ottimizzato di quel jar, e però poi lo esegui in una JDK normale. Semplicemente che l'inizializzazione delle classi di quel jar viene accelerato dal fatto che ha già analizzato il jar. Okay. Avevo sperimentato anche con quello e ho avuto dei bellissimi risultati, tipo puoi dimezzare i tempi di avvio della tua applicazione Java, però qui non si parla di dimezzare, qui si parla di essere 10.000 volte più veloce nell'inizializzazione, quindi è un altro pianeta. Allora, conoscete Hibernet fondamentalmente, sì, almeno cosa fa, come si usa. Questa demo, allora intanto non è pubblica, però intendo buttarla su qualche repository, era il prototipo iniziale di quello che poi è seguito, quindi è una schifezza, e per quello non l'ho pubblicato. Però non c'è niente da nascondere. Strutturati in questo modo, ho una serie di estensioni alla Hibernate, quindi tipo devo sostituire tutta una serie di servizi interni perché quelli che c'erano di default facevano tutta una serie di cose avanzate che a far funzionare anche quelle ci hanno rimesso in easy per il mio prototipo. Io volevo focalizzarmi su tipo fai funzionare una query, store di un oggetto, una relazione e il resto un po' spettacolo. Quindi ho sostituito un po' di cose, ma fondamentalmente non è molto interessante. Poi ho un esempio dove appunto partiamo dal POM, così vedete un po' come è strutturato. Quindi ho questo fork del Hibernate ORM con le mie customizzazioni, ho un logger, ho Postgres. Ora, anche il driver Postgres, una particolarità, siccome stai compilando la tua applicazione e le tue dipendenze, tutte le tue dipendenze devono essere compilabili in nativo anch'esse. Quindi non basta che tu aggiusti il tuo codice, devi far sì che tutto quello che vuoi utilizzare sia compatibile a sua volta. Allora, ho contribuito al driver di Postgres per farlo funzionare. A suo tempo però avevo bisogno di un fork. Ma come fai a capire se una libreria è compatibile con... Non compila. Ah, ok. È un errore di compilazione. Ci provo. Sì, okay. Ci provo. Sì. Okay. Allora, ci sono dei flag per rendere il compilatore un po' più lenient, diciamo tipo
questo tipo di errori non darmi la compile time, semmai me lo dai a runtime se proprio dovessi usare quella classe. Se però cominci a usare quei flag, perdi tutto il feedback sul fatto che potrebbe esplodere da un punto all'altro la runtime, quindi cerca di non usarle, anche perché poi smette di darti, ti dà un solo errore alla volta, non te li accumula tutti nel report. Quindi ti dice guarda, c'è questa cosa, tu lo spegni, e ci sono degli altri problemi di cui magari non sei cosciente, poi funziona. Quindi quei flag lì è meglio non usarli se non per, sai, mettere da parte un problema temporaneamente e voglio andare avanti a risolvere un'altra cosa. Perché potrebbe essere compatibile con compatibilità da questo video? Da come, scusa? Da cosa potrebbe derivare la compatibilità con altri video? Non ho sentito. Le incompatibilità delle altre librerie da cosa derivano? Ah, ne parleremo per un'ora buona. Sì, scusa. Sì, ci sono tante limitazioni a quello che può funzionare dentro Graal. E, allora, detta così, uno può pensare Graal è molto limitante, non fa per me perché è una fregatura avere tutte queste limitazioni. Molte di queste limitazioni in realtà sono un beneficio visto da un altro punto di vista. E vedremo perché può essere molto interessante invece avere le librerie rese compatibili e beneficia anche se intendi poi lanciare questa applicazione sulla JVM. Parecchio, puoi risparmiare tantissimo memoria. Solo per cambiare un po' di design, stando attenti a queste cose. Quindi diciamo è utile compilare le librerie anche solo per avere il feedback, cosa risolvere, e diventa più veloce anche OpenJDK. Quindi, vabbè, in sostanza più uso, in questo caso un'estensione di Postgres, ma vabbè, lasciamo stare. E niente, quindi è un esempio molto semplice che ha un persistence XML in cui gli dico voglio connettermi al mio Postgres in esecuzione locale con i suoi parametri, un connection pool e non generare lo schema. Ok, vediamo se non mi guai con questo. E poi c'è un main. Allora, l'unica cosa un po' particolare è che faccio questo feature init, torniamo tra un attimo. E poi per il resto io inizializzo l'entity manager factory, faccio un po' di system out, faccio delle cose con Hibernate che voglio verificare che funzioni e non esplode, poi lo chiudiamo e abbiamo finito la demo. Allora, per giusto darmi un'idea di cosa sono queste cose, è una transazione in cui creo, salvo una nuova persona, elenco le persone esistenti. Ogni persona ha anche, vabbè, ha un nome casuale e un indirizzo che a sua volta è un nome casuale. Così c'è anche una relazione che è molto complicato nel caso di Graal. Lo compilo, cioè faccio già partire la compilazione perché come vi dicevo ci vuole un po'. Ecco, in questo caso ho uno script. Scusate, mettiamo in verticale. Abbiamo sbagliato. Allora, qui sto lanciando questo uno script che fa allora una build di Maven innanzitutto, quindi clean package, mi servono le classi compilate nel loro posto e... saltiamo dentro, scusate, questo è già fallito perché non ho messo le variabili in ambiente, vedete adesso ho questo, certo, ora ho una JDK standard, ma questo script che invece mi switcha a un OpenJDK patchato con l'estensione Graal alla versione 1.0 release candle 14, adesso dovrebbe funzionare la compilazione. Rifare cose. Ora cos'altro fa poi? Con un altro plugin di Maven metto in un file cp.txt, ci metto tutto il classpath perché sennò dovevo scrivere tutto il classpath qui, e poi invoco questo native image con una serie di flag. Ora, tra questi flag vediamo innanzitutto che voglio includere le risorse che sono nelle tiny services, altrimenti tutte le risorse che avete sul jar non vengono incluse, quindi poi quando cerchi di caricare una risorsa non c'è. Tra l'altro non puoi caricare risorse perché non ci sono i class loader, perché non puoi caricare le classi, quindi non c'è proprio il class loader. Se cerchi di fare dammi il class loader che ha caricato questa classe, ok, funziona, però probabilmente hai un pointer exception read adopt perché ti ritorna un no. Le nostre librerie non sono pronte ad avere che ritorni in null, questo non è mai successo prima, quindi vedrete nel pointer check di sicuro.
Poi devo dire, guarda che facciamo parecchia reflection. Quindi c'è un parametro che prendo, fai JSON, dove elenchi tutte le necessità di reflection che potrai avere poi a runtime, di modo che il compilatore possa tenere conto, visto che deve essere in grado di prevedere ogni possibilità del tuo codice. Il codice deve operare in questa modalità che si chiama closed world. Tu non crei proxy, non caricherai classi dinamicamente e non introdurrai nuovo codice che non ho previsto nell'analisi del flusso di esecuzione. Quindi se c'è la reflection attiva nella JVM, non è in grado di dimostrare per intero tutti i run possibili di esecuzione. Se invece gli dai un file e gli dici guarda che potrei fare reflection su questi tre, lui semplicemente tiene conto di questi addizionali, scusate in inglese qua, tiene conto di queste ulteriori possibilità nell'analisi del flusso e riesce a compilare comunque l'applicazione, permettendo sole queste reflection specifiche. Lì è fallito perché... perché io ho acceso Postgres in questo terminale, ma non lo schema, e come abbiamo visto prima era, vi ricordate che avevo visto che era un po' strano che la configurazione era di non esportare lo schema. Giusto, scusate, allora visto che non voglio reesportare lo schema ogni volta che lancio la demo, voglio compilare nativo che non lo faccia, però devo creare lo schema almeno una volta, quindi ho precompilato l'applicazione una volta con create e è questo binario che poi ho rinominato schema create. Fatto. Qui ho lanciato Hibernate nel suo nativo, però ho riconfigurato per creare lo schema e ha fatto anche il resto della demo, quindi ha... scusate, lì c'è qualcosa davanti, ma qui insomma elenca, ha salvato una persona, ha salvato un indirizzo e ha fatto l'elenco degli indirizzi. Lanciamo la compilazione. Ora, mentre analizza questo, vorrei farvi vedere alcune cose del compilatore mentre sta andando. Allora, lì c'è la build di Maven che non ci interessa. E qui ha cominciato. Questa è la riga di comando della TV Image a cui è passato l'aspat e qui sta analizzando. Allora dice ok, ho 7000 classi da analizzare, flusso, poi dice I beneficio enabled qua. Questo è il compilatore di grado. Come mai scrive un testo relativo ad Hibernate e soprattutto perché qui ci sono degli errori di caricamento classi di Wildfly, transactions e la questione è che il compilatore, mentre analizza tutte queste classi passando dal flusso di esecuzione, inizializza tutte le tue costanti. Quindi se tu hai un blocco statico, viene eseguito nella JVM del compilatore, perché il compilatore è in esecuzione dentro Java. Ora, la particolarità è che se tu inizializzi una costante, pensiamo che è una stringa, quindi hai static, final, anzi mettiamo una data, e metti il timestamp per un momento, il valore di quel timestamp è di quando hai compilato l'applicazione. Quel valore poi viene copiato dentro il binario. Ogni volta che lancerai il binario gli dici fammi il system out di quel timestamp che è nello static final, vedrai l'ora di quando è stata compilata l'applicazione, non di quando è partita la prima volta. Questa è una differenza forte con quello a cui siamo abituati, no? Ora, fortunatamente usiamo di solito le costanti per, non so, una stringa, un numero o qualcosa di semplice. Cosa succede se invece inizializzi un oggetto complesso? Tipo, cercami tutte le entity di Hibernate sul classpath, mettimene in un array e mettile tipo in questo oggetto. Questo diventa una costante che viene inserita dentro il binario. A quel punto non hai più bisogno di fare classpath scanning dopo, perché l'hai fatto mentre compilavo. Puoi fare uno step in più, ma se io avvio l'intero Hibernate e lo metto in questo costante, poi quando parte dopo Hibernate è già partito, quindi non devi fare reflection, non devi fare niente. L'unica grande novità è che qui ha fatto è che mentre eseguiva quel codice
è vietato accendere thread, aprire file, aprire socket o fare tutte quelle cose che in effetti non è giusto fare dentro il compilatore. Stai compilando l'applicazione, perché devi far partire dei thread? Perché devi connetterti o aprire delle porte? Stai compilando il codice. Quindi tutte quelle operazioni lì sono vietate, ma se tu riesci a riscrivere il tuo codice per evitare quelle operazioni, puoi prendere quell'oggetto e farlo diventare una costante dell'applicazione. Quindi è partito. Scusami, toglimi solo una curiosità, sì. Ma perché deve eseguire i blocchi statici e non è in grado invece di semplicemente fare l'analisi dei simboli? Cioè un compilatore di solito prende il codice sorgente, che sono delle stringhe fondamentalmente, sì. Fa l'analisi dei simboli, poi dice ok, ho trovato che tutti i simboli che ci sono si chiamano l'un con l'altro eccetera, ho capito, però non esegue nulla, non è che fa crossroading. Allora, c'è un flag che tu gli puoi dire, questa classe non inizializzarla in quel modo, ma fai un deferred initialization effettivamente a runtime, quindi effettivamente è in grado di farlo, però non è default. Quindi quando compila in qualche modo comunque carica le classi, nel senso che c'è proprio questa cosa non carica tutte le classi, carica le classi che la sua analisi del flusso prevede che utilizzerai. Quindi parte da quello che è il tuo main, poi vedi ok, il tuo main può andare di qua, può andare di là, e comincia ad analizzare tutti i rami possibili. Quindi ovviamente le classi magari rimangono fuori, ma probabilmente tutte le classi utili vengono inizializzate staticamente. E quindi, ad esempio, quella costante che avete visto deriva dal fatto che ho questo blocco. Quindi ovviamente il main è una classe caricata dall'entry point, perché è questo main, che inizializza anche questo, dove ho questo sistemato, quindi lo vedi nell'output. Ora, siccome ha scritto questa classe, qui c'è un side effect, ha fatto anche quel blocco di codice lì, dove ho cambiato delle costanti statiche globali, bellissimo, però questo mi permette di sostituire alcuni di quei registri che, scusate, servizi che altrimenti avrebbero reso incompatibile l'intera applicazione. Lo dicevo, bloccati. Però, sai, così io vedo scritto, ok, hai abilitato i miei workaround ed effettivamente sono stati poi attivati. Il risultato di questo cos'è? Possiamo lanciarlo, ho un new run che beh, sostanzialmente è semplice. Io devo entrare nel progetto dell'esempio e qui dentro c'è un nuovo eseguibile. Questo qua è stato compilato adesso, giusto? E però è un binario. È partito, ha fatto le sue cose e ha chiuso. No, no class bin manager, vabbè. È lo stesso errore che abbiamo visto anche dall'altra parte. Erano cose che ho risolto dopo. Quindi lì cercavo di. Se Albert è andata via, cerca di vedere se c'è CDI, io devo registrarmi per avere listener injection, anche indietro prova a caricarlo. Se non lo trova, logger ormai. Quindi è normale. Quindi l'ha cercato, ha fallito, ha allungato l'errore, poi ha caricato il connection pool. Ha creato connection pool, si è connesso, autenticato a un Postgres locale, ha creato una nuova persona, quindi adesso ne abbiamo tre, con tre indirizzi diversi, e poi me li ha elencati tutti e tre, e poi ha fatto la shutdown. Lo rifacciamo? Ora sono quattro, il database. La cosa carina, quanto sto usando di IP? Che IP, provate a caso. Non c'è lo IP qua. C'è l'IP. C'è lo IP C. No, c'è l'IP della JVM. C'è una micro JVM inserita dentro quel binario. Ah. Se tu chiami alcune delle operazioni del sistema, ci sono i metodi che fanno queste cose. E c'è una micro JVM perché? C'è una micro JVM e c'è un garbage collector in esecuzione, perché il linguaggio prevede che ci sia e tutto. Quindi il compilatore ovviamente non è riuscito a capire dov'è che gli oggetti terminavano la vita e fare la free, diciamo, alla C. Non è Rust. Esattamente, non è Rust. E,
Dai, provate a indovinare. Quanto ha usato Deep? Qui abbiamo Hibernate che è partito col Connection Pool. Ah, tra l'altro c'è il Transaction Manager, quello di JBoss per intero, inserito qua dentro. Vabbè, l'hai scritto nel titolo delle slide. L'hai scritto nel titolo delle slide. No. Non l'hai scritto. Allora, vabbè. Non so, c'era scritto 15 major. Sì, ma quello è 15 mega totali. Leap è meno di 1 megabyte. Ah. E ve lo posso dimostrare perché lo puoi impostare. Faccio tranquillo anche se vi dico qual è il limite qui. Il default in realtà non so cos'è, quindi in realtà prima non so se era 1 megabyte, però consumo meno di 1 megabyte per fare tutto questo. E il resto della memoria dei 15 mega è il resto dei logarei della GPU. Tutte le zone non IP, i vari thread hanno bisogno dei loro stack, i vari metadati delle classi, tutte le cose che se quando le misuri in OpenJDK hanno un certo peso. Non siamo abituati a guardare quanto è grande. Dopo vediamo quanto effettivamente è grande un'applicazione tipica, perché ogni singola classe deve tenere traccia di chi la sta usando, è stata compilata, come è stata compilata, quali metodi ha per permettere l'introspection, le statistiche, tutte le operazioni insomma. Però passiamo avanti perché questa è la porcata, dicevo. Ci sono soluzioni più belle. Ah giusto, avevo dimenticato, tipo se aggiungo un entity cosa dovevo fare qua? Devo cambiare il codice, perché non vi ho mostrato il mio reflect config JSON, no? Dividi gli accordi. Allora, per passare quell'XML c'è la JDK stessa, fa della reflection, tutte le cose, quindi devi aggiungere qua. Poi ho queste classi, sai, tipo usa il sequence style inizializzato, e quindi quello viene creato da Hibernate tramite reflection, il nome del servizio, eccetera. I driver, e vabbè, ho alcuni dei token HQL, perché stavo passando l'HQL dinamicamente, quindi Antler prevede, vado giù con page down adesso, perché se non finiamo più, e alla fine devi anche dire le entity. L'accesso a ogni property, eccetera. Quindi aggiungi un entity, cambi una property, devi andare con il file JSON e aggiornarlo. E quell'all declared methods cosa vuol dire? È perché sennò li devi elencare uno per uno. Tutti i metodi, allora così fai la shortcut. Ci sei. Quindi gli stai dicendo fai introspezione di questa classe qua, creati tutta una serie di metadati così che poi dopo sì. Sai come andare a chiamare quei metodi lì su questi oggetti. Sì. A quel punto fare reflection su queste classi è consentito a runtime. Altrimenti no. Ma non lo vogliamo fare tutto questo, è lì che passiamo a soluzioni migliori. Però prima spieghiamo perché servono queste cose e quindi cos'è GraalVM. È un progetto grande, ha diversi componenti. Un componente molto interessante è Truffle, che è un toolkit per lo sviluppo di linguaggi compilatori e anche tutto quello che gli sta attorno, tipo visualizzatori per vedere la ST come viene creato, ti aiuta a creare magari un debugger o analizzare, e quindi puoi fare i tuoi linguaggi custom con questo e puoi utilizzare il compilatore per ottimizzare il codice per bene. Ci sono delle implementazioni già esistenti, quindi, che si appoggiano su Truffle per Ruby, JavaScript, C++ e mi sembra anche Python. E tanti altri, tipo sai, linguaggi accademici, sto sperimentando con una cosa, ti conviene oggi farlo su Truffle che non scriverti tutto da zero. Java non c'è in quell'elenco, ma c'è un componente che si chiama SubstrateVM, che è quello che abbiamo utilizzato adesso. Quando faccio native image, compila le classi e SubstrateVM le combina, dove SubstrateVM fornisce quei componenti che normalmente ci fornisce la JDK, tipo il garbage collector, o cosa devo fare quando viene, sai, banale. Però è molto più strutturata, va gestito. È molto più piccola di quello che in realtà fa Hotspot, nel senso che non sì. Ha bisogno di un JIT, ha bisogno di questo garbage collector più piccolo, più semplice, eccetera, eccetera. Quindi in sostanza il tuo executable finale è la combinazione di questi. E sì, è molto più piccolo e mancano anche dei pezzi. Ci sono delle API che non sono implementate, cioè to do, questo non c'è, ne contribuite qualcuno anch'io perché mi servivano, altre mancano. Ora abbiamo parlato di questo, siccome rischierò di parlare per voi, magari questo evitiamo di ripeterlo. In sostanza, giusto per un recap,
puoi fare il Hello World e cominciare a giocare, si fa così. Prendi il tuo jar, lo metti di video, metti gli image e poi lo puoi eseguire direttamente. Molto carino. Ecco, scusami, questa era un po' la domanda che ti ho fatto prima, nel senso, questa roba qua la puoi fare anche con J a OTC, che puoi fare la stessa cosa e ottieni un nativo. Ma quale JOTC? Quello che c'è adesso nel JDK 11, cioè che c'è dalla 9 in avanti, perché Graal è dentro hotspot, sono diversi native image, non mi ricordo esattamente okay. Cosa riferisco. Sono probabilmente simili, probabilmente su qualcosa di più specifico qua, ho capito. Ecco, torniamo un attimo alla slide di Graal allora, perché c'è qualcosa in più che è molto interessante, che è questa parte qua. Esatto. Dentro la JVM hanno reso pluggabile il compilatore di OpenJDK. Ora c'è il famoso JIT di Hotspot, che è default, ma da Java 10 in avanti ti puoi passare un flag e dire che invece di usare quel compilatore vuoi usare il compilatore di Graal. A quel punto stai ancora eseguendo in OpenJDK, quindi non hai nessuno dei limiti di cui sto parlando qui, hai il peso solito, però il compilatore che ottimizza le, diciamo, le routine hot del vostro codice non è quello tradizionale ma è quello di Graal. Si può sperimentare con questo, puoi avere dei risultati eccellenti. Ad esempio Twitter usa quel compilatore in produzione da un po', e se cercate in giro c'è Chris Steiner che spiega perché lui ha fatto questa scelta, lui era su Twitter. E poi è passato a Twitter dove è riuscito a ottimizzare il loro use case, in particolare tramite questo compilatore. Ovviamente in molti altri casi il compilatore tradizionale performa ancora meglio, vedete voi, c'è l'opzione, è piuttosto stabile. Ora, quello è il Graal che c'è nell'OpenJDK sì. Dal 9-10 in avanti, ma non ti permette di creare un nativo eseguibile? Sì, cioè hanno aggiunto un comando alla 10, che è appunto JOTC, che dove tu puoi dirgli io ho questa classe qua e quello che fa JOTC è fa partire hotspot con Graal al posto di C2, perché Graal riesce... Sì, ma sempre hotspot. Sì, sì, no, ma aspetta. Parte hotspot, ma solo per far partire Graal, prende la tua roba così, gira tutto quanto, produce l'eseguibile nativo e si ferma e esce. Finito. Fine della faccenda. Quindi è simile secondo me a Native Image, probabilmente però non so, magari è meno configurabile, nel senso che questa roba, quei parametri che hai fatto vedere prima dove indicavi dove erano meta inf services oppure tutta la parte di reflection eccetera, magari sono più specifici di Native Image che non di JOTC. Comunque me la studio, guardo anch'io perché piccoli impreparati. Ma poi può darsi che mi sbagli, ma questa cosa qua era una delle famose JEP che erano state... Usando il compilatore di Graal ancora, ma non ti crea il nativo eseguibile che non dipende dalla JDK. Ecco, forse questa è la differenza. Adesso sono sicuro che crea un nativo, sì. Ma non so poi di che cosa ha bisogno per funzionare. Una domandina, scusami, solo portando il livello più terra. AOT sta per ahead of time, giusto? Sì, scusate. Okay. Ahead of time compilation, nel senso sì. Che viene ottimizzato tutto prima del lancio dell'esecuzione effettiva. In contrapposizione a just in time, sì. Cioè il JIT, che invece lo fa a runtime dopo che il codice si è scaldato, sì. Giusto? Okay. Ora, qui c'è anche la possibilità di avere operazioni miste. Tipo parti con è stato precompilato e ottimizzato prima, ma dopo, viste metriche a runtime, magari cambia idea su qualcuna scelta di ottimizzazione. Però non ci ho giocato troppo in questo aspetto. Vabbè, questi sono i motivi principali per cui potrebbe interessarvi usare i metodi di cerchiato. Ma ci sono queste limitazioni che chiedevate prima, che effettivamente sono tante e sono anche forti. Cominciamo a elencarlo. Dynamic class loading, fuori, non lo puoi fare, perché lui ha bisogno di avere questa conoscenza completa dei path di esecuzione della vostra applicazione. Quindi se potessi caricare, diciamo, plugin o SGI dinamicamente, piuttosto che on war e lo metto hot deploy sul mio Tomcat in esecuzione, sugli oggetti di esecuzione,
si può fare. Se te lo dico prima? Quel JSON file. Lo posso dire, però. Auguri, elenca tutto quello. E soprattutto lo dico, però, ad essere punto, molto preciso. Sì, è vero, allora lo puoi dire effettivamente concettualmente, però a quel punto quel war deve essere presente. Può cambiare in futuro, no? Quindi sì, stai comunque rendendo un unico binario di output a cui non puoi caricare. Quindi, poi tanto male che lo carico storicamente. Esatto. È quindi, proprio a livello concettuale di design, questa cosa di avere un container che ci carichiamo e scarichiamo dentro le cose non esiste. Che è un cambio radicale, per come siamo abituati. JMX, eccetera, ci sono. Quindi se il tuo framework, come tutti i framework comuni, hanno la possibilità di caricarsi e registrare statistiche sul BIM management, non compila. E dopo vediamo un esempio. Ovviamente agenti eccetera, scordateli, JVM, Bytemap, Profiler, Tracer, niente, a meno che siano già previsti durante la fase di compilazione. No? La questione è l'aspetto dinamico. Java debugger. ma non proprio, puoi usare GDB, no? Se ti pratici. Ok, sì. Ora, devi usare GDB ma senza i simboli, perché i simboli ci sono solo sulla versione Enterprise. Si può fare. Beh, scusi, intanto ho sistemato l'internet. Ti basta per debugger. Sì, sì, che poi me ne sono dimenticato uno, devo ricompilare tutto qua. Sì. E, ecco, no, su questioni tipo ma c'è solo nella versione Oracle, ovviamente lì ci lavoreremo come community, no? Tipo se qualcuno contribuisce alla cosa dei simboli, poi c'è. Stiamo contribuendo tanto a Oracle in questo momento. E niente, security manager. Anche concettualmente, chi serve un security manager? Se hai compilato tutto in anticipo e non c'è la possibilità di qualcuno inserire del codice, quindi questo forse è il minore dei mali, no? La fregatura qui è che se la tua libreria ha del supporto per il security manager, non funziona, lo devi togliere. Finalize. Benvenuto. Questo è meglio. Diciamo che hai il vantaggio quindi che se una vostra dipendenza da qualche parte ha ancora bisogno del finalize, te lo segnala subito, dice guarda che questo tizio qui va, deve tracciare il suo codice. E questo invece è pesante. Davvero. Non funzionano gli envelope dynamic e i metal handles. Quindi se vi state sbizzarrendo con tree di alberi dinamici che invoca un metal handle che invoca un altro, fai una struttura dinamica di bytecode di memoria per ottimizzare qualcosa, questo non compila. Però, scusami, le lambda? Le lambda sono semplici abbastanza da compilare. Quindi qui c'è un caveat. Se, allora, tutte queste... Allora, innanzitutto Graal è open source su GitHub ed è scritto in Java. Quindi fai il checkout da GitHub. Il progetto Java è piuttosto comprensibile dentro la sorgente anche. Quindi è abbastanza facile capire perché o quali sono i limiti effettivi di ciascuna cosa documentata. Ti posso fare una solo per chiarire un attimo queste cose. Quando tu dici Graal è open source scritto in Java, in realtà ti intendi il compilatore, non intendi la substrate VM. E la substrate VM è scritto in Java. È scritto in Java anche substrate VM. Sì, ed è lo stesso tree di sorgenti scritto. Ok. Va. Ci sono tanti moduli dentro, anche Truffle dentro lo stesso album. Sì, sì, esatto, perché è tutto un po', c'è un po' tutto lo stesso nome e sembra un po' confonde. Confonde. E hanno deciso di chiamare ogni componente Graal e basta. Quindi. però appunto è importante la domanda sui lambda, perché il fatto che ti dicono il Dynamo e il metodo handles non è supportato da tutta una serie di asterischini, però in un certo caso sì, in un altro caso no, eccetera. Quindi se vuoi stare sicuro che funzioni, non li usi. Però ci sono tutta una serie di eccezioni alla regola che in realtà il compilatore riesce a gestire bene. E una di queste è le lambda. Le lambda fanno un uso molto limitato di queste, anche se i nuovi string append, le varie ottimizzazioni che la JDK genera, sono gestite. Quindi potrebbe essere una di quelle limitazioni che bisogna risolvere. Potrebbe.
altre concettualmente non possono, tipo il caricamento dinamico delle classi è proprio non ha senso in questa architettura. Quindi sì, diciamo qui è tra virgolette vietato, non è supportato il fatto che magari sei tu che proprio ti crei dei method handle, che fai tu il grafo dei method handle per magari fare delle cose un po' speciali. Quello dal punto di vista del compilatore è darti in mano una backdoor per creare method classi dinamiche. Allora, posso fare un esempio solo per spiegare cosa potrebbe... Quando per esempio voi scrivete un... la funzione, noi per esempio lo facciamo su WebSocket, però immaginatevi un endpoint REST, è una classe annotata at REST, at GET, queste cose qua, no? L'implementazione deve chiamare quel metodo lì che voi avete annotato, quindi cosa fa? Va, deve scoprire che c'è quel metodo lì, dopodiché per chiamarlo ha due modalità, o usa reflection, dice ok, ho trovato la classe che ha quell'annotazione lì, la classe ce l'ho, vado a vedere il metodo che è stato annotato, da lì prendo un metodo e dopodiché lo invoco via reflection. Questo è il caso più semplice che si può fare, ma ci sono dei casi più complicati dove il metodo che voi annotate magari prende dei parametri e quei parametri sono dinamici rispetto magari alla chiamata HTTP che vi arriva. E quindi in questo caso qua, noi in Jetty per esempio abbiamo fatto, invece che usare reflection, abbiamo usato i method handle e dove diciamo, abbiamo costruito un grafo di method handle dove all'interno di questa cosa qua noi diciamo ok, è arrivata una chiamata di questo tipo nel caso di WebSocket. So che il metodo che è stato annotato deve avere il parametro della WebSocket session in terza posizione, perché nella prima e nella seconda ci sono altri parametri, quindi devo riarrangiare tutti i parametri. Alla fine ho un'invocazione precisa, ho un metodo handle che mi invoca precisamente quel metodo lì. Quindi probabilmente tutta questa roba qua non si può portare. Si può portare, poi... Comunque, insomma, bisogna sì. Lavorarci. Allora, quello che hai descritto è un pattern che ho seguito anch'io, ho implementato a un certo punto un codec protobuf dinamico che usa la stessa struttura di alberi, perché se vai a vedere che tipo di codice genera, è codice estremamente ottimizzabile dalla GPM. Quindi sembrava una bellissima idea dal punto di vista di voglio spingere le prestazioni di questa cosa massima. Però tutta quella libreria che ho fatto non funziona più. In qua ci devo ripensare. Però nel senso che l'hai già provata e non va. No, non è che provata, perché ah. So. Cioè, va bene. Però ho delle idee su come si può risolvere. Perché in sostanza quando crei quell'albero, sotto crea del bytecode, e ci sono dei proxy che rappresentano quello. Ora, se tu quello lo crei durante il compilatore, e poi hai solo un singolo method handle semplice di quelli che sono supportati e che punta a questo oggetto, a quel punto quella matassa di roba che tu hai creato viene compilata dalla VM e inserita dentro il tuo binario. Quindi ci sono delle vie, ma devi pensarci attivamente. Questo è funzionale. Scusate. Allora, reflection, abbiamo visto, devi elencarli. E altre cose, appunto, è dynamic proxies, quello che dicevo adesso, non puoi creare un proxy dinamicamente. Quindi interceptors o sì, aspect interceptor. Oriented programmi fuori tutti. A meno che tu dichiari i tuoi aspetti a compile e poi si può fare. Proxy, sì, perché il proxy lo crei e ne prendi il bytecode, metti la classe su disco, la metti assieme alle altre classi, viene compilata, poi la stai usando. In realtà questi proxy sono gestiti così anche dalla JDK, c'è una flag della JDK che ti dice quando genera un proxy mettimi il file class sul disco perché lo voglio ispezionare. Okay. È normale dal punto di vista della JVM. Il limite qua è che devi far sì che questi vengano generati durante il compile time e non dopo, perché se ci provi dopo non funziona più, no? Quindi c'è questa barriera tra compilare in cui stai eseguendo tutto qua c'è inizializzazione ed effettivamente avviene. E questa è una cosa che fa Native Image? E chi la fa? Quarkus. Quarkus ti dà dei tool per fare queste cose da compilare. Ho capito. Ora, GNI non esiste, non è supportato anche quello. Unsafe Memory Access si può fare in maniera estrema.
però non è quella solita di Java, quindi non è l'unsafe che l'API è supportata, però dentro GraalVM puoi avere i puntatori, puoi fare aritmetica sui puntatori, puoi castare puntatori a oggetti, puoi allocare memoria nativa e dire quella è la mia cache, sono blocchi da tot, casta quell'oggetto a un oggetto di questo tipo e farci delle operazioni sopra. Troviamo inciso. Sì, hai tutto quel potere, ma viene ottimizzato bene dal compilatore, quindi è quasi carino. Avendo questo potere, GNI non ti serve più, perché GNI è lento, cioè un sacco di overhead, mentre qui puoi fare chiamate native direttamente libere di sistema che vengono compilate dal compilatore di stream. Quindi è più efficiente. E anche questo, scusami, è Quarkus specifico? No, questo è Graal specifico. Graal, anzi, Graal fa delle magie incredibili, tu puoi chiamare tra linguaggi diversi e ti trasforma il layout dell'oggetto in memoria. Sì, sì. Finito qua. Ok, lo static init ne ho parlato. Quindi deve risolvere tutte le classi, ma non tutte, ma quelle utilizzate. E poi fa anche un pruning dei riferimenti. Quindi se tu hai anche inizializzato una costante, ma poi quella costante non viene usata dal codice sopravvissuto dopo il pruning, viene eliminata. E sostanzialmente funziona così. Ho uno snapshot del lib. Quindi gli oggetti dentro lib, mi fa uno snapshot, comincia a tagliare via tutte le cose che non saranno essenziali dopo, le altre le ricompatta e le compila, le include come nella regione delle costanti del binario. E come dicevo, quindi ovviamente, siccome stai compilando, non puoi fare questa cosa. E tutti i limiti si estendono a tutte le dipendenze. Vediamo che impatto ha questo su Hibernate. Ups, non ho aperto la mia mano. Sto portatilino non mi può mostrare gli ultimi. Tante cose complicate, quindi ogni limitazione che ho visto sugli elenchi ho detto siamo spacciati. Vediamo un po' in senso antiorario, posso saltare un po' a seconda dell'interesse, probabilmente non ci conviene neanche toccarli tutti, però beh, in sostanza tipo vabbè, resource loading, l'unica risorsa di cui hai veramente bisogno è vabbè, i file di configurazione, e una volta letti i file di configurazione potresti avere sai, i file di import SQL che da importare come SQL dei dati. E quindi abbiamo fatto sì che se il tuo file di configurazione menziona uno script, io quello script lo carico in memoria come costante e viene incluso. E l'intero codice deve essere analizzato, che vuol dire tutte le dipendenze e ecco, per tutte le dipendenze vuol dire che mi sono messo a patchare i connection pool, i transaction manager, i caching, ma soprattutto i driver HDBC, quindi modificare un po'. Quello di Postgres sono contento perché ho mandato tutte le patch e le hanno tutte integrate. Quello di Postgres adesso funziona out of the box perché ho cambiato un po' di cose. MariaDB devo ancora discuterne. SQL Server, quello di Microsoft, è stato facile anche quello perché è open source, licenza Mint su GitHub, è bellissimo. Però non, diciamo, le patch che ho fatto non erano contribuibili, quindi Quarkus fa delle magie a runtime, vediamo. E altri driver GDBC devono lavorarci. Ho fatto anche H2 perché mi serve, diciamo, è utile quando si sviluppa. Ma tipo, puoi dire una cosa che hai fatto in Postgres che diciamo la più evidente sul driver di Postgres? Me ne ricordo due. Una usa Phantom References, che non sono supportate in Graal, e
quindi tutto un blocco di codice che usava i Phantom References, che è per assicurarsi di chiudere risorse dentro il database se tu non hai chiuso la risorsa in memoria. Cioè, tu prepari un prepared statement, ma non lo chiudi. Ok, hai un leak nella JVM, no problem. Però vogliono assicurarsi che tu non abbia anche un leak dentro il database, perché ci sono delle risorse correlate. E quindi usa i Phantom References e questo era un problema. Abbiamo fatto diversi prototipi e alla fine abbiamo buttati via perché abbiamo risolto Phantom References dentro per IBM, che adesso lo supporta. E un'altra cosa carina è c'è un ottimizzatore dell'apertura dei array di byte di cui lui non sa il tipo a priori perché dipende dal result set, e quindi se tu apri un array di, non sa se è un array di integer o un array di byte o un array di qualcosa, questi sono creati in reflection dentro la libreria. E quindi bisogna ricambiare quel codice un pochino per dirgli non usare la reflection, ma sai fare uno switch a seconda del tipo prima e poi invoca la cosa in maniera più, sai, più. Quindi costante. È un fix generico che va bene in tutti i casi, oppure sì, hai dovuto. Questo funziona anche in JVM. Cioè, sì. Okay. Quindi non c'è una roba del tipo if quarkus, no. O if non quarkus ma grad, diciamo. No, niente por canti, in quel caso abbiamo contribuite bene e le hanno accettate. No, ma neanche senza andare così if quarkus, no, magari è proprio solo cerco di caricare una classe, non riesco a caricare un'eccezione, vuol dire che sono in un ambiente così e no. C'ho il piano B, capito? Sì, no, quindi... non lo fa così. C'è una cosa più interessante in MariaDB che ve la faccio vedere dopo, quindi non vi spiego la sorpresa. Allora, JNX non c'è. Quindi tutto il codice che hai in realtà per registrare, sai, qual è la query più lenta del mio sistema, eccetera, deve essere spento. Ma cosa vuol dire spegnere? Cioè disattivare una funzione qua dentro. E voglio puntualizzare questo aspetto. Allora, JMX in Hibernate può essere abilitato o disattivato da una property. Quindi normalmente funziona più o meno così. Allora, uno potrebbe dire, vabbè, basta che lo configuro che JMX è spento. Ma non basta, perché Graal compila questo. E poi dice, sì, il giorno che è true invece cosa faccio? Deve aver compilato in tutti i rami, no? Quindi, per disattivarlo, il codice deve avere questo aspetto. E c'è un altro caveat. Ovviamente non puoi aver registrato che quella costante è accessibile agli effetti. Ora, siccome non c'è reflection in questa piattaforma, a meno che tu gli abbia detto che c'è reflection, a questo punto ci possiamo fidare che quella è una costante assoluta. In Java noi abbiamo le costanti, però dobbiamo tenere conto che potrebbe cambiare la costante in realtà. Qui invece non può cambiare. Quindi quello è un false assoluto e questo branch è sempre spento e questo metodo non verrà mai invocato. Il compilatore ne ha una certezza assoluta e tutto il codice che si nasconde dietro l'invocazione di questo metodo viene rimossa fisicamente, non solo viene rimossa ma viene anche quindi non compilata, quindi se questo fa altre cose che sono illegali a sua volta non importa, non è più un problema rispetto. Però in Hibernate non hai potuto... Esatto, quindi come lo fai questo? Generiamo del bytecode, quindi non c'è più effettivamente la fase di parse configuration, ma a build time faccio parse alla configuration e a seconda di quello che è configurato genero delle costanti fatte così in bytecode. Ora nel tuo runtime di avvio non c'è il componente che fa il parse della configurazione, ma c'è la costante che è bytecode, quindi c'è questo, però dipende effettivamente dalla configurazione. Se tu vuoi, allora JMX non lo puoi attivare ovviamente perché se lo attivi ti viene un log dicendo l'ho ignorato perché stai compilando in grado, non lo puoi attivare. Però diciamo che hai un'altra property, non so, il dialect Postgres. Noi mettiamo quindi una costante che il dialect sarà Postgres. Nel momento che metto la costante che il dialect è Postgres, tutto il codice che ho per supportare Oracle, DB2, tutte le varianti degli altri database, eccetera, viene fisicamente rimosso. Perché è una costante che quelli non sono utilizzati. E questo porta a ottimizzazioni estreme a cascata, perché il fatto che tu abbia fatto sparire
tutte le altre implementazioni di un'interfaccia, magari c'è solo questa singola implementazione di interfaccia, sappiamo che una JVM fare una chiamata monomorfica è molto più efficiente di fare polimorfismo estremo, tutto questo, tutte queste hanno effetti a cascata su altre utilizzazioni possibili, quindi fai inline in estremo e ottieni effettivamente un'applicazione che è tarata esclusivamente per quel database, quella configurazione specifica. Un sacco di branch, if, condizioni, polimorfismo che normalmente devi eseguire vengono eliminati. Ma questo è possibile solo perché effettivamente generiamo bytecode. E questa è una caratteristica di Soul Quarkus, non è di GraalVM. Quindi cosa fa? Cioè, GraalVM ottimizza. Pecciate la classe? No, creo classi nuove. Classi nuove? E poi la classe che fa quel if lì si riferisce a questa classe nuova? Allora, questa classe fa parte della fase di, la chiamiamo augmentation dell'applicazione. Quindi è in una fase iniziale in cui la tua applicazione viene analizzata. Vediamo come è configurato, che database stai utilizzando, qual è l'elenco delle tue entity e tutti questi aspetti, tipo scansione del classpath, tipo trovare tutte le entity annotate. Sono tutte operazioni che vengono fatte a build. Tutto questo genera delle costanti che vengono piazzate lì in una classe e quello è il tuo main. Quindi poi il jar che contiene queste operazioni di deployment non è fisicamente sul classpath dell'applicazione a runtime. Quindi il Quarkus con estensione è fisicamente divisa in deployment, runtime, deployment è un altro nome di augmentation. Abbiamo una separazione fisica dei jar, quindi c'è il jar di deployment e il jar di runtime, e poi ci sono delle fasi che è deployment, augmentation e runtime, effettivamente. Scusate, sto anticipando un po' del topic perché mi state chiedendo queste cose. E quindi tutte queste sono costanti, costanti vere, e questo permette al compilatore di fare magie esterne. Ora, la cosa carina è che anche Hotspot beneficia tantissimo di queste cose, perché tutte quelle altre cose non vengono neanche caricate. E andiamo avanti un attimo perché sennò qua ci mettiamo una vita. Appunto, parliamo di questa generazione. Allora, è un toolkit e framework per Java e Kotlin, stiamo sperimentando con Kotlin, e funziona così: tu hai le classi dell'application. Abbiamo un plugin per Maven, un plugin per Gregolo, che quindi fanno questa fase di analisi dell'applicazione, fanno queste operazioni che vi ho detto e producono un jar modificato. Ora, il jar modificato può essere eseguito dalla JVM, o in GraalVM in nativo, o in GraalVM sulla JVM, cioè compatibili in ogni modo. Questo ti permette anche di, diciamo, non è che vuoi compilare nativo ogni volta che fai una modifica e devi aspettare i due minuti che parte il compilatore, no? Lavori sulla JVM, dove hai solo debugger, perché sennò ti tocca usare JVM. Dove hai JReadable anche tutti quegli agenti lì, tra bot e quello. Ti serve JReadable, sì. Siccome non hai class lavoro. Ma non in JVM, in JVM quando sì. Sviluppi, intendo. Sì, ma dentro Quarkus tutto il codice che viene generato è esente dall'uso di class loader, okay. Perché il codice deve essere compatibile anche per quest'altro RAM. Ora, siccome non ci sono i class loader e un sacco di cose sono estremamente semplici, riavviare l'intera applicazione ti costa un po' di niente, anche in generale. Vabbè, è basato sugli standard, nel senso che ci appoggiamo su queste specifiche esistenti per quello che abbiamo creato. Perché ovviamente il prototipo è partito da cerca di far funzionare JPA, cerca di far funzionare Undertow, e il mio collega lavora su Undertow, quindi il servlet, che sono, non so, partito con questi due perché eravamo noi due. Stuart era il lead di Undertow, io sono il lead di Hibernate, quindi sapevamo dove mettere mani. E dopo che ha funzionato, gli altri team hanno cominciato a dire: beh, io aggiungo questo e quell'altro, c'erano dei pattern. Quindi adesso abbiamo supporto per queste librerie, la slide è già obsoleta, ormai siamo a 40 librerie aggiuntive. Le conoscete queste? Sì. Vabbè, è un po' importante comunque. Vabbè, il team di
Quarkus ha in mente che deve essere carino riuscire a fare o poter avere la scelta per ogni problema di poterla risolvere in maniera, diciamo, tradizionale imperativa piuttosto che con questi game active. Quindi non ci siamo ancora in questo momento a feature parity, nel senso, ad esempio, non c'è un Hyper Interactive, però per molti degli altri progetti hai la possibilità di scegliere uno o un altro con un, diciamo, un API che ci assomiglia. Scusa, posso chiederti un dettaglio sulla slide prima? In che termini? Ops. Si integra o funziona in Kubernetes? Allora, il plugin di Maven Gradle che fanno la build hanno dei flag addizionali per produrre direttamente delle immagini Docker con dentro la tua applicazione già compilata in nativo e con, diciamo, questa immagine Docker è predisposta per essere poi lanciata su una build di Kubernetes. Oh. Non so esattamente cosa voglia dire predisposta, eccetera. Ecco, stavo per chiedere. Okay. Però diciamo che c'è un team che si preoccupa che tutto questo, diciamo, lo scopo ultimo di queste cose è di avere delle applicazioni che Kubernetes possa fare, fare scale up, scale down in millisecondi di reazione, ovviamente quello è il target. Quindi il toolkit compila tutta l'applicazione Java e non solo produce il nativo eseguibile, ma lo impacchetta dentro l'immagine Docker che ha, diciamo, delle predisposizioni adatte per Kubernetes. Sì, ci sono dei template Docker di cui ci lavora il team Kubernetes e fanno le loro cose. Ma dipendenza della versione libreria dipende da versioni specifiche della libreria, quindi con una versione successiva servono momenti, non è stato flessibile. Allora, ad esempio, Hibernate. Se prendi l'ultima versione, è l'ultima versione che c'è in Quarkus. Se provi una versione precedente non funzionerà, perché io ho inserito tutte le patch che servono a questa cosa solo l'ultima versione. Attendere in futuro, noi siamo i maintainer di questi progetti e ci preoccupiamo che funzionino bene in Quarkus. Quindi finché, diciamo, sono cose che la community mantiene con l'obiettivo di farle funzionare in Quarkus, stai tranquillo. Ci sono delle altre estensioni contribuite da persone in community di cui non posso garantire, però dovrebbe essere facile starci dietro. Però effettivamente, così come è strutturato il codice adesso, devi usare la specifica versione che la piattaforma comanda. Quindi c'è un MOM da importare, così utilizzi, non so, se è una tua applicazione vuoi usare RestEasy, Hibernate, Infinispan, devi usare tre versioni specifiche e non un'altra. Ora, lo svantaggio è effettivamente meno flessibilità, il vantaggio è che noi verifichiamo che queste tre funzionano insieme tra loro e con Quarkus. Ecco, c'è un aspetto di developer joy di cui non ho parlato affatto, ma JRebel ha anticipato un po' la domanda. Supportiamo live reload immediato di qualsiasi modifica dell'applicazione. Ovviamente non in nativo, nell'aspetto, diciamo, quando stai sviluppando in JVM, che vuoi avere debugger, vuoi essere rapido, eccetera, possiamo fare delle cose interessanti. Container first risponde alla domanda di Kubernetes, è l'obiettivo principale, ma non esclusivo. Nel senso, ottiene l'applicazione che va benissimo sulla JVM. Sono i framework unpatched, no? Quindi non è che hai bisogno di una versione custom di Hibernate, eccetera. Quindi a livello di performance sulla JVM, eccetera, ottieni gli stessi risultati che qualsiasi altra piattaforma avrebbe sulla JVM, perché non facciamo niente in più, anzi consumiamo meno memoria. Quindi buon per tutti. L'importante è un aspetto che non misuro quanto consumiamo di heap, ma quanto consuma in tutto il nativo. Poi scusate, il nativo o anche la JVM. Quando misuriamo la JVM intendiamo il consumo totale di memoria. Questo perché in Kubernetes, se tu superi una soglia di utilizzo di memoria, Kubernetes ti uccide, perché deve gestire le sue risorse, eccetera. Quindi tu devi dimensionare precisamente quanta memoria stai utilizzando. C'è una difficoltà qua, che se tu parli col team che gestisce Kubernetes e ti dice ti do 4 giga,
lo sviluppatore Java a quanto deve mettere lui? Deve fare una serie di stime eccetera, che di solito finisce con ok, cerchiamo di stare sotto 3 giga, tanto per stare sicuri. Quindi stai sprecando un sacco di memoria. Stiamo puntando a, invece a utilizzare memoria ben precisa conteggiando l'intero, di modo che puoi essere un po' più efficiente da questo punto di vista. Quindi, vabbè, ci sono qualche nota su come conviene diciamo, verificare quanta memoria stai usando. Un confronto. Non si vede tutto qua. Ah sì, c'è. Allora, prendiamo un'applicazione demo, qui ci sono due demo visualizzate, una che fa solo delle chiamate a REST e una che fa REST più JPA, che vuol dire più il connection pool, connessione database, transaction manager e tutto quello che c'è dietro, compilate in nativo misurando residence set, no, non solo IP. Solo questo sono 13 mega, sono 35 mega di memoria totale se c'è l'applicazione completa, con Quarkus sul JK, quindi non compilato in nativo, e comunque piuttosto poco, 74 mega piuttosto che 130 mega con dentro Argument, confrontato con, diciamo, framework tradizionali. Per tradizionali, questi sono i valori migliori che siamo riusciti a ottenere testando le altre 7. Ah, c'è l'obbligo di che però non si userà in posizione con questa roba qui, cioè tanto se funziona, funziona anche per il RPM e analisi per RPM, oppure ci sono dei casi di uso per cui tu la fai girare in posizione sotto JDK? Sicuramente, OpenJDK ha ancora performance eccezionali, RPM è molto promettente ma non è neanche la versione 1.0 final in questo momento. Quindi diciamo che se volessi andare in produzione a tempo breve, probabilmente non ti conviene compilare il nativo e fare tutte queste cose un po' estreme che stiamo elencando adesso. E a livello di performance dipende, stai usando due compilatori diversi. Quindi a seconda del problema può essere che qualcosa è molto più efficiente in OpenJDK che non nella versione GRAL, piuttosto che in OpenJDK con GRAL, o viceversa. Puoi combinarli in vari modi. Puoi anche usarli in OpenJDK con GRAL come compilatore dietro e avere, non so, un ibrido. Però abbiamo visto finora che in alcuni benchmark OpenJDK è molto forte. Quindi la differenza davvero è l'uso di memoria. Quello è importante. Allora, nel test REST semplice abbiamo visto che a livello di throughput con una latenza fissa tollerabile, la versione compilata in nativo riesce a gestire circa solo l'80% delle richieste della versione OpenJDK. Quindi se vuoi passare dall'80 al 100 ti conviene stare su OpenJDK, ma paghi più memoria. Se la guardi da un punto di vista di economico, ho tot 1000 euro al mese da spendere in server, è ovvio che ti conviene usare quello nativo e accenderne di più. Accendi 10 di questi, scusate, in questo caso ne accendi 5 di questi per lo stesso costo di memoria, quindi avrai 5 volte l'80%, è molto più di 100. Questo perché se notate i costi delle macchine sulle cloud sono quasi direttamente proporzionali alla quantità di memoria, la CPU è quasi irrilevante. Quindi se il collo di bottiglia è CPU, ti conviene andare solo con GDK, però è raro. Di solito provi bottiglia sulla memoria e quindi ti conviene tantissimo accendere di più di quelli sulla sinistra. Di certo non ti conviene usare questi, diciamo, stesso ragionamento. In questo caso per la piattaforma, diciamo, stabile di JVM che conosci, con i tool che conosci, consumando la metà e quindi pagando la metà di bolletta. Ecco, una considerazione anche sugli startup time, perché c'erano un po' di frame su Twitter, ci metto tot, ci metto di meno, eccetera. Tenete conto che quando Quarkus è avviato, è interamente avviato, mentre tanti altri framework fanno lazy initialization, quindi dico sì, ho finito di partire, però poi parte la prima richiesta, e la prima richiesta ci mette un po' di più, perché deve, allora tiro su davvero il server. Vabbè. Strategie, design, eccetera. Però quando, se vuoi, diciamo, confrontare correttamente i due, devi misurare il time to first request. Qui c'è qualche problema con l'esecuzione.
Allora, questo è il time to first request delle stesse demo di prima, no? Quindi qui c'è scritto REST, qui è REST di JPA. Allora, la barra di Quarkus non si vede, laggiù in fondo, 14 millisecondi. La stessa applicazione, Quarkus su JVM, meno di un secondo. Un altro framework, 4 secondi, per la stessa tempo. E con JPA si passa a 55 millisecondi, che è esagerato, ma per essere sicuri che nessuno ti può dire, non è vero. Provaci, sono sicuro che stai sotto 55 millisecondi. Su Quarkus con JDK si fa 2,5 secondi e un altro stack arriva anche a 9 secondi. Di più, perché cerchiamo di essere un po' conservativi. Sto riuscendo a spiegare perché anche su Quarkus OpenJDK ci mette molto meno di quest'altro. Prendiamo l'esempio di Hibernate, che interessa anche a te perché dicevi io quando parto devo prima cosa parsare il WebXML. Quando parsi il WebXML, o nel mio caso il Persistence XML, la JVM la prima cosa che deve fare è inizializzare il parser XML, quindi deve inizializzare Xerxes. Quando inizializza Xerxes comincia a toccare le classi di Xerxes che hanno tantissimi static final, default, document, loader, factory, eccetera, costanti di una cosa, eccetera. Inizializza 19 megabyte di classi in memoria per poi parsare questa classe, questo file di configurazione, estrae le 4 property che mi servono e mi dare 4 property. Abbiamo fatto tantissimo lavoro per avere questi 4 property. Nel caso di Quarkus, non stiamo neanche inizializzando l'XML, perché ho già le property, sono le costanti, sono già nell'IP, anzi sono lo snapshot della costante. Quindi questa parte qua è quella che dicevi prima, che generate il bytecode con queste costanti qua, quindi fate il parsing dell'XML nella fase di preparazione, sì, per poi generare questa classe che dice ok, questa è abilità, quindi come hai fatto l'esempio prima di GMX, ho scritto sì, GMX uguale a true, quella è una static final che poi quando poi eventualmente la fai girare con la compili con GRAL, con GRAL, quella diventa veramente una static final che il compilatore dice ok, questa è false, quindi tutto quello che c'è negli if è dead code, non sì, lo guardo neanche. Se non facessi così avrei l'inizializzazione runtime, ma perderei anche un sacco di ottimizzazioni di performance, perché non sono più certezze su cui il compilatore si può basare. Quindi diciamo che il passaggio è sempre che c'è questa fase, diciamo, intermedia di bytecode o di jar, insomma, che viene... Quindi tu prendi la tua applicazione che hai già compilato, quindi hai il class file con dentro un bytecode, sì, e già, diciamo, hai un jar o un var, quello che è. Produci un var modificato dove... Ci sono war. Jar. Sì. Produci un jar modificato dove tu l'hai preparato con una configurazione che hai applicato, che è statica, dici io la mia applicazione voglio che funzioni così, JMX sì oppure JMX no, la connection pool grosso 10 invece che 20, queste cose qua, quindi produci un jar modificato con tutte queste cose qua, a quel punto lì quel jar modificato è, diciamo, ha una configurazione statica dentro, quella la puoi far girare su hotspot, oppure prendi il jar, lo compili in nativo e lo fai girare su Substrate. Detto tutto giusto? Tutto giusto. Perfetto. Ho una seconda demo. In questo caso abbiamo un'altra piccola applicazione che fa delle cose molto banali, ma sono un po' meno banali ed è un po' più pulito. Qui usa Quarkus, ma non usa tutti i miei script e porcherie. Introduzione quindi a come è strutturato questo. Cominciamo con i POM. Allora, vabbè, sto usando uno snapshot locale, mi ero dimenticato questo, quindi forse gli esperimenti sul treno devo risparmiarmi. Vediamo. E un import per le versioni. La piattaforma definisce le versioni di queste dipendenze, no? Come dicevo prima, devono essere testate insieme, eccetera. E poi abbiamo queste estensioni. Abbiamo il modulo Quarkus per Hibernate ORM. Agroal è il connection pool, reality performance sviluppato in origine per JBoss, ma è indipendente da server, quindi funziona più bene.
Conoscete Hikari magari? Hikari è un connection pool molto efficiente che però non riesce a gestire le transazioni XA. Questo è basato per alcuni dei principi di Hikari, ma fa anche le transazioni XA se dovesse servire. Poi c'è RestEasy, l'estensione di RestEasy per avere anche JSONB e il driver per MariaDB. In questo caso non uso Postgres, ma uso MariaDB. Ecco, scusami, solo una curiosità, quando c'è Quarkus-RestEasy, questo artifact di Maven, questo qua, è quel famoso JAL intermedio o no? No. Questo è un fork di RestEasy, ma no. Cos'è? Facciamo che ti mostro il terminale. Questo dovrebbe spiegare come è strutturata questa cosa. Allora, tanti dipendenze. Anche troppe? Quello lì, era lì sotto. L'hai visto? Sì, sì, vai giù di una pagina. Dice Quarkus Core che non ci interessa. Tu volevi vedere, scusa? RestEasy, per esempio. Vai giù ancora. Eccolo lì. A 10 righe dopo, 5 righe dalla fine, pagina. Allora, il componente Quarkus RestEasy. Dipende da Quarkus Undertow, vabbè, dipende da Quarkus RestEasy. Esatto, dipende da altre estensioni a sua volta. Quindi RestEasy è basato su Undertow in questo caso e quindi tira dentro anche quello. Quindi lasciamo perdere un attimo. Sì, RestEasy parliamo di Undertow. Quindi il componente Quarkus Undertow dipende da Undertow. Tira dentro anche quello. E le sue dipendenze a sua volta. Però non diciamo quelle Quarkus, ma quelle standard. Su tutte le quelle standard. Certo. La magia avviene nell'estensione stessa che pilota la libreria ufficiale, quindi è un wrapper momentaneamente. Faccio un po' fatica a capire cosa c'è lì dentro, poi dopo me lo vado a vedere. Anzi, vi faccio vedere i soggetti. Cosa c'è lì dentro? Torna sempre all'esempio di prima: devo passare il file di configurazione prima, creare una costante e buttarla lì, e poi devo inizializzarlo caricando quella costante. Il modo di avviare il framework cambia, però il resto del codice lo uso così com'è. È solo l'avvio che è sostanzialmente diverso, e nel caso di Hibernate è un po' estremamente diverso. Quindi si può dire che per usare una qualsiasi libreria in modo nativo, cioè la libreria così com'è, out of the box, in Quarkus ho la possibilità di creare questo un'estensione. Sì, wrapper, diciamo, magari forse wrapper non è il termine più esatto, ok, però un'estensione per evitare le porcate che abbiamo visto all'inizio. Sì. Il concetto è questo. E c'è un'altra cosa interessante, che è il runtime finale, l'applicazione finale, non ce l'ha questa estensione. L'applicazione finale è composta unicamente dalle librerie, così come sono, okay, e il tuo codice. Perché il resto è background di build. Ok. Devo dire che ci sono dei concetti strani. Qui mi hai confuso, devo dirti la verità. L'estensione, scusami se ho capito, l'estensione quindi andrà creata con compile-time del bytecode, da iniettare all'interno della libreria, diciamo, originale. No. All'interno dell'applicazione finale. La libreria originale non viene toccata. Ah, no, c'è un'eccezione. Vi faccio vedere l'eccezione dopo. Però, diciamo, concettualmente non è che iniettiamo tanto dentro la libreria originale. È più un generiamo costanti che sono un po' un mix di degli static initializer, come il blocco che avete visto all'inizio, piuttosto che delle cose che il main deve eseguire prima di chiamare il vostro main. Deve fare un paio di cose prima. E appunto questa dipendenza compilata diciamo nascosta serve proprio per visualizzare questo. Allora, diciamo, questo è il pone che vi ha stupito un attimo. Allora, ci sono delle dipendenze di test. La cosa importante, ecco, due cose importanti: una, deve essere compilato Java 8 perché non siamo ancora all'11, e poi c'è questo plugin che fa la build.
che quindi chiama questa generazione aggiuntiva e anche fa questa introspezione dell'applicazione, cercare le annotazioni, eccetera. Siccome non puoi fare dopo, puoi fare plugin. Però non è che il plugin ha dentro hardcoded regole per far contento JPA, per far contento le servlette, far contento le stili, eccetera. Chiama i vari framework, il codice originale, di modo che siano loro a fare le annotazioni, diciamo le ricerche solite di metadata. Una volta che il metadata è stato creato, così come hanno sempre fatto, quello viene salvato. In un certo senso utilizziamo bytecode recording simile ai mock. Diciamo che io registro quello che questi framework fanno all'avvio e prendiamo uno snapshot e quello viene inserito. Ora c'è un profilo aggiuntivo qua che è se attivo la property native, a quel punto il plugin Quarkus Native invoca anche il task native image che crea il nativo. Quindi il default è questo, no? È un'applicazione Maven, c'è anche Gradle ovviamente. Quindi come si compila sta cosa? Beh, invocando package, cioè anche il test di integrazione, insomma. Li sta eseguendo, sta facendo qualcosa di plugin, ha finito. Avete visto quanto ci ha messo a fare tutto quel lavoro di cui vi ho parlato? È veloce perché consuma poca memoria. Quindi quando tu all'avvio devi fare sia inizializzare tutto il parser XML e poi caricare tutti gli altri framework eccetera, ti serve un botto di memoria. Se invece stai facendo solo quello, allora è un'operazione molto cheap. E quindi sai, fare due avvii di JVM in cui ciascuna è focalizzata un'operazione, in realtà è molto più leggero di fare una grossa JVM che cerca di fare tutto. Come siamo messi a tempo? Perché quanto vuoi? Quindi non state morendo di fame. Allora, ho compilato l'applicazione. Tu sì, se l'hai chiesto. E cosa succede quando abbiamo compilato? Che ho un jar. Sarete stupiti, come lo invoco un jar? Allora, è il mio target, ovviamente. Ecco qua. Tengo il cuore a cui svolgo il runner. Chiamo questo, parte. Ho fatto un drop table, create. Hai anche messo in login, così possiamo dire. Poi, ecco, è partita l'applicazione in 2 secondi, che schifo. Scusate, vi ho mostrato il com e non vi ho mostrato il resto dell'applicazione. E a questo punto posso farvi vedere l'interfaccia. Per il browser e faccio vedere cosa fa. Infatti, facciamo così. C'è un intro, poi si vede proprio qui c'è un input box, ci sono tre frutti nel database, diciamo che cancello la mia e non so, modifichiamo la mia. Fa tutto qua, non è molto, però cosa c'è dietro? Il POM l'avete visto? Allora c'è l'entity frutto, che è un ID, un nome, c'è anche un timestamp. Non mi serve il timestamp. Vabbè, c'è una name query, è cacheable, puoi fare un po' di tutto. E c'è l'import SQL, i tre frutti che avete visto. C'è un fruit resource, che è l'endpoint, questi restisi, che dichiara quindi che c'è... Ah, scusate, innanzitutto manca... Ovviamente c'è una... c'è un file HTML con dentro del REST framework. JavaScript che chiama questi, non mi ricordo, non l'ho fatta io frontend, non tocco il frontend. Però qui, insomma, in generale c'è solo questa fruit resource, non c'è nient'altro. Quindi siccome abbiamo dichiarato questo endpoint fruit, qui c'è un get single, c'è un create, c'è un get, di cui il framework JavaScript chiama le cose tramite JSON, eccetera. Qui abbiamo fatto l'update e il delete. Questo codice è abbastanza noto, no? Perché non c'è assolutamente niente di speciale di Quarkus. Questo è un RESTISI standard che usa Ibanet in maniera standard. Ho fatto un inject, quindi stiamo utilizzando CDI qua per injection, funzionano anche quelli.
e c'è un file di configurazione che usiamo nelle properties, perché dopo che abbiamo visto quanto costa l'XML. E, no, scherzo, semplicemente per pensare che properties è un po' più gestibile oggigiorno. E qui ci sono le configurazioni delle data source e poi ci sono due property che configurano Albernet. Qui non c'è nient'altro. E questo è come funziona in JVM Node. Lo possiamo compilare nativo, ma prima di compilare nativo vediamo il dev node. Cosa succede? Mettiamo un modalità di sviluppo. Parte la stessa applicazione, ma innanzitutto è già un debug. Mi serve un terminale in più qua. Allora, usiamo curl. Ok, allora qui avete visto che è passato il log di Albernet che ha fatto la sua query, perché curl è andato su 80-80 fluids, che è l'endpoint, e ha ritornato questo JSON Apple con ID 2, name banana 3 e cherry apple 1. E si legge? Sì. Okay. Non voglio passare al browser, non voglio passare. Ora mostriamo le tabelle, scusate qua, non si vede, tabella fluid, show create table, e c'è la tabella, id, nome, timestamp, i tre attributi che abbiamo visto di là. Ora, siccome siamo in dev mode, possiamo cambiare le cose. Innanzitutto, metti che vogliamo aggiungere un mango. Cambio qui, metto mango, salvo e chiamo ancora l'endpoint. Cosa succede? Rideploy dell'intera applicazione e mango è dentro il database. No, aspetta, il redeploy chi l'ha fatto? Scusami. Automatico, già visto che c'è cambiato uno script. Ho capito, quindi c'hai il plugin, scusami, questo è il plugin di Quarkus, plugin Maven di Quarkus che controlla quel file lì? Più o meno, è esplicito, ma è un vantaggio del fatto che, allora, siccome le risorse le devi registrare tutte, e quindi l'estensione Albernet dice guarda che io l'import SQL mi servirà, a questo punto il framework può sapere che l'import SQL ha un impatto sulla tua applicazione e quindi so quali file devo monitorare. Quando l'import SQL è modificato perché è gestito dal framework di Albernet, a quel punto so che il runtime, l'esecuzione della JVM non è più allineato col tuo workspace, quindi sappiamo che dobbiamo fare un trigger di model load completo. Quanto ci mette a fare un model load? Poco, avete visto. Poi, tu vuoi fare load quando devi fare la richiesta REST o quando salvi il file? Quando fai la richiesta REST. Questo lo vogliamo cambiare, perché innanzitutto perché io spesso non lavoro proprio col front-end e quindi non ci trovo. Voglio avere un trigger anche diverso, no? Però ci serve un trigger che non sia cambiando dentro il file, perché metti che tu stai cambiando tre file e la modifica è incoerente perché, non so, stai chiamando un metodo e poi scrivi il metodo. Se non compila nel mezzo, non si vuole. No? Quindi si aspetta che tu gli dica qualcosa. Però non è che si rompa proprio. Si prende dopo, no? Però è una situazione, ci vuole l'input tuo che dici fai delle load adesso in qualche modo. Non lo so, è una cosa su cui stiamo discutendo, infatti. Ora, la cosa funziona anche qui. Diciamo, avete visto, no? Qua c'è ID 2, Apple, eccetera. Fammi ordinare per ID. Salvo qua, mi rilancio. Ora sono ordinati per ID. Così è molto più piacevole giocare con, vediamo cosa succede se cambia questo aspetto di Albernet, eccetera. Quindi anche sui file HTML, tutte le risorse del volo? Tutto. Puoi cambiare qualsiasi cosa. E lì la differenza con JRebel che ho menzionato prima. JRebel ha bisogno di scrivere dei workaround specifici per ciascun framework e non può gestire tutti i casi. Fondamentalmente perché loro hanno due problemi molto seri.
risolvere. Uno, che non c'è la collaborazione con il framework stesso, no? Quindi è un agente esterno che, diciamo, si rischia di rompersi appena qualcosa dentro il framework viene, diciamo, facciamo il factoring dentro Hibernate e quello di genere mi odiano, così ci posso fare. E l'altro problema è che tutte le applicazioni Java sono basate su class loader in qualche modo. Quando ci sono i mezzi di class loader, fare la sostituzione del codice e devi tenere conto della gerarchia dei class loader. Siccome qui non ce ne sono, il nostro plugin può controllare il singolo class loader, che è dell'intero runtime. Quindi posso buttare via quello, sapere di non avere nessun leak, nessun genere, e ripartire completamente da zero pulito. Quindi non hai leak o cose di stato, diciamo, intermedio che non è stato sostituito correttamente. Non dico che sia perfetto, è tutto un prototipo, siamo a versione 0. Qualcosa, però diciamo dal punto di vista di architettura ci permette di fare queste cose che non erano possibili prima. Quanto ci ha messo a fare questi libri? Pot replace bottler qua, ok. Vabbè, devo dire, è veramente terribile. Vabbè, ma c'è il portatile è una schifezza, infatti. E cos'altro succede? In questa configurazione stiamo facendo anche l'import del database, l'inserzione del connection pool e tutto quanto, no? Quindi effettivamente è un po' pesante. Volete vedere qualche altra modifica? Nel senso, una cosa carina, lo schema. Vedete, qui c'è lo schema con id, name e timestamp, no? Vado qua e togliamo il timestamp. Devo fare il hit del browser perché sennò mi trigger l'altro load. A questo punto però posso vedere che qua il timestamp non c'è più, no? Database, cioè, si è già aggiornato e sincronizzato con il resto. E questo vale da tutti i framework o tutti gli endpoint, non so, hai una codifica JSON, JSON un po' complessa, vuoi vedere che ottenere un certo risultato, ti metti il browser sulla destra, il read sulla sinistra, codifichi, salvi, refresh e vedi cosa succede. Sicuro che lo facevate anche con script, eccetera, ora è automatico. Questo è, diciamo, un effetto collaterale del fatto di aver alleggerito tutto il processo di boot, di non avere il class loader, di aver fatto tutto un lavoro sulla via dei sistemi. Passiamo al nativo. Come lo creo? Intanto l'ho messo terminale che fa questo. Per fare il nativo, ma nel link package, poi diciamo devo attivare quel profilo. È un P. Un P. P maiuscola. Sicuro? Sì. No, si attiva proprio. Scusate, ho reso tutto lo stesso. Ora, quello che succede è la stessa applicazione che abbiamo appena modificato in library loading crea binario. Non c'è nessun file di reflection o regole o parametri, eccetera, perché quelli vengono generati automaticamente dall'infrastruttura di Quarkus che sa, anzi che delega a ciascuna istanza. Ok, sta usando JDK 8 invece di del binario. Proviamo, scusate. Allora, beh, qui ci vuole un minuto. Vi faccio vedere anche che aspetto ha. Diciamo sui processori. È un dual quark, un hyper-threading. E sta compilando. Sì. Ma in test ho visto che c'era un runner di Quarkus oppure. Scusa? Per lanciare il test della compilazione sono un runner di Quarkus. C'è un framework di Quarkus che ti aiuta a lanciare i test. Ma sì, è necessario? No, però diciamo che se vuoi testare il nativo, hai bisogno di una mano. Il nativo non puoi usare JUnit in maniera tradizionale, perché dov'è il tuo test? Il tuo test è dentro il nativo o è fuori? Chi lo chiama? Quindi, diciamo, un test nativo è una black box, no? Ti devi connettere tramite HTTP e esercitare gli endpoint.
però devi anche attivare, devi accendere il attivo prima, quindi abbiamo degli helper che te lo fanno sembrare, diciamo, un po' più digeribile. Io mi aspetto che si lavori soprattutto in JVM, almeno per me. Sì, mi sembra questa opzione in più. E, beh, questo è un po' inutile da guardare. Ah, allora, qui sta compilando. Vedete, mentre compila, avete, Hibernate Core viene avviato, Hibernate Commons Annotation è avviato, abbiamo questo dialect, un Transaction Manager è partito, in realtà non è acceso la porta, quindi posso stendere qualcosa. XML è partito, i framework vengono inizializzati durante la compilazione, perché poi ci serve raccogliere i metadati del framework stesso. Sì, in realtà qui è il compilatore semplicemente che fa girare gli inizializzatori statici, non sì. È che... Che però sono stati generati. Sì, sì. Apposta chiaro. Perché il framework li chiama. Sì, sì. Quindi è una pull dice... in cui poi noi in realtà chiamiamo anche l'SDK del compilatore per dargli ulteriori metadati. Tipo, quali reflection ti servono? Tu non li devi passare, ma io li posso inferire dalla tua applicazione. Scusami, e qui quella parte lì... Quando l'hai fatta, ce l'hai già nel progetto oppure... Plugin che lo fa. Lo fa il plugin. Sì. Siccome le estensioni, Hibernate.orm, Quarkus, RestEasy, Quarkus, eccetera, sì. Questi hanno la parte che genera questi. Allora, sull'estensione di Hibernate capisco che tutta la parte di Hibernate, di XML, eccetera, la posso mettere lì. Però tipo la entity che ci hai fatto vedere prima, che si chiamavano person e address, che era in quei file JSON, eccetera. Quello adesso c'è i fruit. Sì. Quella parte lì dov'è? La genera il plugin mentre... Sì. Ok. Quindi c'è, diciamo, una parte fissa che è quella di Hibernate, che lui la conosce, eccetera. In più c'è la parte dinamica che è specifica della tua applicazione. Sì. Lui va, la scopre e dice, guarda, un entity, general JSON, glielo sì. Do in pasto... Però è tutto modulare, no? Quindi il plugin di Quarkus base offre solo le API fondamentali per fare queste cose, ma poi l'estensione di Hibernate che sa che bisogna cercare le entity, mentre l'estensione di RestEasy che bisogna cercare le sue. E diciamo, ci sono varie livelli di ottimizzazione, perché in realtà facciamo una passata singola sull'intero class path un'unica volta e generiamo Python una sola volta. Sono due visitor che innestano, diciamo, il listener a partire dai vari framework. Sta ancora compilando? Intanto è compilato, ma è una domanda. Sì, certo. Più ad alto livello, non so, come roadmap, come siete, che idea avete, se c'è, ovviamente. Quando devo scegliere da 1.0, se più o meno si hanno le idee. O in che direzione state andando? Domanda difficile. È una domanda molto difficile. Okay. Abbiamo un sacco di altre cose molto interessanti che vogliamo fare. Però bisogna vedere anche. Spesso ci sono delle persone dedicate a questo progetto. Ancora no. Ma ci saranno. Diciamo, ci saranno, dai, ci saranno. Sì, diciamo, al momento erano persone tipo me che erano con i miei colleghi interessati a sarebbe carino riuscire a fare questo modello, eccetera. Mm-hmm. Poi, per un po' abbiamo dovuto lavorare in segreto perché, diciamo, che per pubblicare un progetto dobbiamo più o meno garantire che ha un futuro. Okay. E quindi dobbiamo mostrare dei risultati vari di impiegati per dire guarda che questo vale la pena investire. Però adesso ci è andato via libera, che vuol dire che ci saranno, che ha un futuro, insomma, che quindi viene formato in team. Io non so ancora se starò a parte Hibernate, parte Quark, o se magari faccio un po' tutti e due, e sicuramente aggiungeranno altre persone dedicate a Quark. Okay. Anzi, molti di noi in realtà adesso sono i manager che già detto devi lavorare full time Quark, no? Però magari devono trovare un sostituto per i quindi si sta formando il team, insomma, siamo in quella fase lì. E, allora, compilato, ci ha messo ben 4 minuti 10 rispetto a 30 secondi sul computer di casa mia. Lo lanciamo. Dov'è innanzitutto? Ovviamente in target. Adesso il demo 2 Quarkus MariaDB Snapshot Runner, che non è più un jar, c'è anche il jar. Non c'è più.
Accidenti. Adesso dovrei ridurre. Ha senso, no? C'è l'altro ancora acceso. Vediamo. Su. In wow. Devo vergognare il mio titolo. E, insomma, è passato in nativo e c'è dentro anche il mango che avevamo inserito, eccetera, eccetera. Ecco, adesso però, se, se cambi quel file lì, ovviamente non lo rivede più. Cioè. No, questo adesso è un binario immutabile che non può più toccare. Faccio una modifica al volo. Scusa? Quanto pesa il binario? Dipende, pesa in quale senso? In megabyte. Anche grosso, molto grosso. Questo sarà, questo sarà grandino perché abbiamo dentro, hai visto le dipendenze. Questo è 49 mega. Scusate, faccio una modifica al codice che voglio far compilare nativo ancora, così lo faccio subito, se no dobbiamo aspettare di nuovo. Facciamo questo swap, usiamo il driver MariaDB diretto, senza la mia estensione. Quindi cosa succede se usi, diciamo, non l'estensione che lo porta dentro, ma direttamente solo il driver? Ops. Dove ho compilato? Ok. Qualche altra domanda intanto? Ci abbiamo... Fallirà il build, quindi non ci metteremo io di 4 minuti, ma ci vuole. Se prima fa i suoi test, magari di fare la build di corpo in base, e sta cominciando a pensare all'analisi nativa. Domande? No, io me lo devo guardare bene. Come siamo messi quei tempi, eccetera? Abbiamo ancora 15 minuti, 10 minuti. 10 minuti, ma poi si mangia una pizza qui o usiamo una pizza? Non questo luogo fisico, ma c'è una pizza dolce. Sì, a piedi, andiamo a piedi. Sì. Di solito. Possiamo discutere ancora. E a che ora devi andare via? Io ho visto un treno, diciamo, a un'ora. Fino a? L'ultimo è le 11:10. Ah, ok, quindi non tardissimo. Dai, devi esplodere adesso. Magari se spiego qualche altra cosa. Vi faccio vedere due cose da sorgente di quello stesso. Questo per rispondere alla domanda di prima se iniettiamo codice dentro le librerie. In certi casi sì, perché la libreria o la patch o la patchiamo dinamicamente, visto che possiamo fare magia con byte con qualsiasi momento, se questi non accettano la patch diretta come serve, posso fare un workaround temporaneo direttamente a livello di byte. Questa prego. Allora, ci sono un po' di estensioni, quindi supporta un po' di cose già. In particolare, la sezione GDBC l'ho fatta io. Allora, ogni estensione, se vedete, ha questa struttura di avere un modulo base e poi c'è il deploy e runtime, separati. Questo perché uno dei due non ci serve, serve solo dalla fase di compilazione. Fare lo stesso per ogni modulo, deploy e runtime. In particolare nel modulo runtime ci possono essere delle classi che hanno questo aspetto. Allora, questa classe sostituisce quella classe a livello di, diciamo, si sovrappone alla visibilità dell'originale. Quindi il metodo registerJNX sostituisce quello dell'originale con questo corpo del metodo. Questo è il bytecode che sostituisce il metodo che c'è nella libreria. Quindi i punti di codice in cui dici qua esegui il GMX, siccome non ho fatto tutto il lavoro che abbiamo fatto su Argonaut anche per MariaDB, semplicemente lo cancelliamo così.
Questo viene attivato solo quando sei in native image, quindi diciamo se cerchi di registrare Genomix tramite i parametri di configurazione GDBC del driver, ti becchi quel warning che non lo registra. Come fa a sapere che deve farlo solo con la native image, non perché queste annotazioni vengono applicate solo in okay. fase di native image. Queste sono annotazioni di Oracle in realtà, di Graal la stessa. Ah, ok. Di Graal? Sì. Non sono di Quarkus, però okay. diciamo che in questo caso Quarkus non fa molto, ma fornisce una bella libreria di tante tante substitution che fanno funzionare tutte queste extension. E quindi, scusami, questa parte qua, il fatto che quel metodo sia privato, eccetera, è dovuto al fatto, cioè se tipo nel drive, nel pool di MariaDB cambiano il nome di quel metodo, come sì, funziona? Qui si spacca, non compila più. Perché Graal dice io dovrei sostituire questo metodo qua, ma di là non lo trovo, sì. Quindi si fa. Questo è buono, che almeno con compile time. Però puoi fare qualcosa, se no, però almeno puoi fare qualcosa, se non sei bloccato. No, no, assolutamente. Allora, lui ha fallito la compilazione perché dice mentre compilavo il driver GDBC di MariaDB, non sono riuscito ad avviare l'OpenGL renderer di Java 2D. È chiaro, ovviamente serve tantissimo. Allora, vabbè, i problemi di questo tipo ne ho avuti tantissimi, sono un po' difficili da capire come mai ho dovuto fare questo. La soluzione, una volta che la scopri, è banale, però ci vuole 3 giorni. E la soluzione è, allora, MariaDB, quando si autentica il database, ha diverse modalità di autenticazione. Una delle modalità di autenticazione è aprimi una dialog box e inserisci la password. Dialog box grafica. Quindi il codice del driver ha un branch da qualche parte che viene compilato, che dice in questo caso devi abilitare, devi fare comparire la dialog box. Non solo, quello inizializza i componenti di JavaFX in questo caso, che hanno un blocco statico che inizializza un thread per disegnarsi le icone del desktop. A quanto pare, ogni volta che vi siete connessi a MariaDB in precedenza, avete attivato questo thread per gestire le icone, il redraw delle icone del desktop, senza saperlo, perché non è che lo stai utilizzando. Ma viene solo attivato se tu fai il login grafico? No, perché è un inizializzatore statico. Se quella classe che gestisce la configurazione delle... Solo se la classe viene caricata. Se è dentro sì, un if, poi c'hai class.. Sì, però questa viene caricata. Scusami? Però viene caricata. No, questo è Graal che deve fare tutti i path. Vuol dire no, che i path attivi. I path attivi. Quindi è, sì. È un path attivo. Vabbè, non mi avete convinto. Dettagli, ve la faccio vedere, è semplice. No? Quindi c'ho un'altra substitution. Scusate. Questa è una copia di quella classe, possiamo vedere. Allora c'è questa classe che, vedete, allora se è uguale a questo c'è uno switch e in certi casi, non mi ricordo qual è, non si capisce da soggetto del compilato. Insomma, qui ho copiato quella e nel caso di dialog invece lancio un'eccezione invece di fare sempre un outbox che poi triggerà l'esecuzione di JavaFX. Quindi semplicemente in Quarkus usare una dialog box per autenticarsi in modo consentito. E questo tipo di cose però rischi di dover fare per un'estensione. Ogni dipendenza che hai sul classpath, se il compilatore vede ah ma qui c'è l'apertura di un socket in blocco statico piuttosto che fare reflection su qualcosa eccetera, deve essere modificato. Direi che possiamo... in quel caso fanno specificamente perché tirava su un thread o è quello il motivo del fallimento? Sì, attiva il thread. Come sei nella fase di compilazione, attivare il thread sì. È vietato e ti becchi quell'errore. Il problema mio è però perché è molto critico. Ti finisce e dice... Ok? Perché tu apri quella classe e poi devi capire però come ci sei arrivato lì. Hai detto a quelli di Maria perché hanno
perché tirano no, solo. No, ve l'ho detto, Postgres ci ho parlato e ho contribuito alle cose, ma lì sono rimasto un attimo. Dovrò mandargli una mail. Però, sai, immagino che sia una di quelle conversazioni difficili, no? Tipo, se hanno una feature, non la vorranno togliere, perché magari ci saranno, non so, dell'università che dicono loro di insegnare a usare il database, fare così, compare il coso, inserisci la pass, ma le puoi togliere queste cose, no? Non facilmente. Modificarle forse. Sì, basta modificare qualche costante lì dentro. Esatto, però tipo quel metodo lì del quale hai dovuto copiare l'80% e togliere solo uno dei casi dello switch, se loro lo rifattorizzassero in n metodi diversi, tu daresti solo il metodo che ti serve senza dover fare sì. Copy and paste. Sì. Posso anche creare un'estensione un po' più intelligente che fa il parsing del parametro in anticipo e caricare il contesto di sicurezza giusto, in modo che saltiamo questa fase. Cioè, la già, basta, fermiamoci che la registrazione non ha più spazio. No, no, poi ci scatta l'allarme. Ah, ecco. Si sì, è detto alle 9? Alle 9, c'è il corso, sì. Allora, abbiamo già discusso di queste cose? Non credo. Beh, DevMod, ci sono estensioni di test nativo, c'è la possibilità di avere questi qui, salvo. Vabbè, è su GitHub, è Apache License, che potete dare una mano. Basta. Stacco. Sì, grazie.